Pensavo, quando ho corso il palio, chissà quante ragazze verranno dopo me, visto che ho aperto la strada. Invece no, è successo che io ho tentato l'anno dopo, ho pregato in ginocchio tutti i capitani, non c'è stato verso. Da piccina piccina, quando il mio babbo faceva la commedia musicale Rompicollo, era Luigi Bonelli, era uno scrittore, commediografo, la suonavano qui in casa. Io piccina piccina sentivo queste musiche e sentivo Rompicollo, quell'unica donna che correva al palio e lo vinceva, perché è tutto sulle scene. E allora io prendevo un paletto e andavo in giro intorno alla Pineta facendo finta di essere il Rompicollo. E io perché ho corso il palio? Per ricordarlo, perché a Siena non lo ricorda più nessuno. Io andavo in giro con gli stivali, i pantaloni, il mantello, cosa che allora non usava, era... tutti venivano, vieni a vedere, passa quella lì. Con i pantaloni, perché allora i pantaloni ora ce l'hanno tutte le donne, ma prima no, assolutamente. A luglio mi venne in mente, voglio andare a vedere il palio, come tutti i senesi, ogni tanto abbiamo voglia di vedere il palio, e dissi, ma io quasi quasi vado a Siena. E venni per 5 giorni a Siena. Venni a Siena e dissi, oh, ma guarda, in Piazza del Campo stanno girando un film. E in tutto questo la Diana d'Orsa aveva paura dei cavalli. Sicché avevano trovato una controfigura che facesse lei poi questi giri. Questa controfigura del film si cascò in una curva e disse, no, io non ci voglio più montare. Allora, siccome io avevo montato la mattina prima, dissero, allora prendiamo quella lì che l'ha fatti proprio bene, quei giri e farà anche per noi. E la produzione voleva che io facessi il palio davvero, perché li faceva pubblicità. Ricordo tutto, nel senso che ero talmente emozionata, e cosa che pensavo fosse tutto un sogno, che non fosse vero. Dicevo, ma no, non è possibile che io riesco a farlo. Prima noi non si poteva montare altro che come gentleman, non con i fantini. Non mi davano la patente. Ho sposato un ufficiale perché adoravo andare. Io l'avevo fatto il soldato, ma non si poteva allora. C'è un sogno che ancora non è stato realizzato oggi? No. Io ringrazio il cielo perché sono veramente riuscita a fare tutto. Se dovesse dare un consiglio alle ragazze di oggi, che consiglio darebbe? Ma io le darei il consiglio di fare quello che sentono nel cuore e di andare avanti, qualsiasi cosa sia, per raggiungere l'obiettivo, e non lasciarsi
suggestionare dall'andamento delle cose, perché se io fossi stata suggestionata, avevo una sorella che era tutta precisina e qui e lì e là, e io invece ero un maschiaccio, diciamo la verità. Non ci si deve lasciare condizionare da quello che ci circonda, si deve andare dritti allo scopo.